Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo d'appello a Marcello Dell'Utri che si è svolto a Palermo il 23 gennaio del 2009. In aula ascolterete la testimonianza dell'ex deputato e giornalista Renato Farina. Buon ascolto. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si può accomodare, ci dia le sue generalità. Renato Farina, nato ad Esio il 10 novembre 1954, residente ad Esio, in via Cadore 10. Presidente della Difesa, prego. Lei ascolterà le domande che le verranno poste e risponderà alla Corte. Buongiorno. Allora, la prima domanda è questa: se conosce l'avvocato Alessandra De Filippis, Sì, la conosco. se può Si rivolga alla riferire. Corte, scusi. Ah, Lei sì. ascolti, Ah, ascolti si senza rivolga alla guardare. Corte. Prego, continui. Ecco, se può riferire, diciamo sinteticamente, le circostanze in base alle quali ha conosciuto l'avvocato De Filippis e anche i tempi. Nel luglio dell'anno 2000 seguì il G8 a Genova, scrissi degli articoli al riguardo e in una fase immediatamente successiva mi imbattei in una figura che era stata identificata come il simbolo della violenza poliziesca a Genova. In particolare da un settimanale che lo mise in copertina, il cosiddetto Robocop, che era che poi si scoprì essere un maresciallo della Guardia di Finanza che era intervenuto senza la tuta ignifuga, ma semplicemente con il sottotuta nera, no? E diventò il simbolo e iniziò una campagna di stampa molto forte contro questa persona, che poi tra l'altro non è stata accusata di niente, semplicemente forse un po' esibizionista. Successe che si mise in contatto con me l'avvocato De Filippis e appresi poi che questo maresciallo era stato mandato a Genova ed era di norma in Puglia componente della scorta per la tutela di un pentito, del quale l'avvocato De Filippis era difensore. L'avvocato De Filippis si congratulò con me per questi articoli e mi propose di sentirlo al telefono per un'intervista, cosa che non mi ricordo se feci. Poi ci incontrammo e nacque, diciamo, una conoscenza e vorrei dire anche un'amicizia. Lei, quando passava da Milano, raramente ci vedevamo, ci siamo visti a colazione, credo un paio di volte, e ci sentivamo telefonicamente. In che periodo c'è? G8, lei ha parlato del G8 2000, è sicuro dell'anno? 2001, mi perdoni. Prego. Luglio 2001. Luglio 2001. Prego, avvocato. Grazie. Ecco, un'altra domanda. Lei ha saputo mai che l'avvocato De Filippis difendeva Cirfeta? Lo seppi più avanti la cosa mi colpì in quanto io avevo seguito come giornalista il processo Dell'Utri già negli anni 90, già negli anni 97, 98, 99 in particolare, o 98-99, e dunque fui, diciamo, colpito da questa circostanza. Da chi lo seppe? Lo seppi da lei Dalla medesima. stessa. Prego, avvocato. Ha mai agito come intermediario tra la De Filippis e il senatore Marcello Dell'Utri in relazione alla gestione del testimone Cirfeta? Assolutamente no. A proposito, scusi, non ho sentito Assolutamente no, ha risposto. l'intermediario, no, perché non ho sentito l'ultima parte della domanda. Nella gestione
La domanda era se ha mai agito come intermediario tra l'avvocato De Filippis e il senatore Dell'Utri in relazione alla gestione del test Cirfetta. Ecco, un'altra domanda. Lei conosce un tale Oreste Michele? Diciamo che il suo nome mi è noto perché ho seguito questo processo via internet, ecco. Sapevo però della sua esistenza, anche se il nome non lo ricordavo. E da che cosa ha preso della sua esistenza? Chi glielo ha... No, io sapevo che c'era questo personaggio nello studio dell'avvocato De Filippis, il quale l'ha messa in un sacco di guai anche giudiziari. Questo è quello che io sapevo. E sapevo anche... Da chi lo seppe? Da chi lo seppe? Si dovrebbe avvicinarsi al microfono, perdoni, si ascolta meglio. Sì. Dico, da chi lo seppe? Lo seppi da un personaggio... è una storia, cioè lo seppi da Giancarlo Pellegrini, che è, credo, un ingegnere, che è stato un grande dirigente, manager di Stato, che adesso risiede in Francia, Cap San Martin in particolare, a 90 anni. Io avevo saputo che esistevano dei problemi con uno dello studio. Una volta e lì ebbi dei dubbi sulla tenuta mentale dell'avvocato De Filippis, mi raccontò la storia di un suo collaboratore di studio, il quale era addirittura un infiltrato, secondo quanto lei mi diceva, della polizia in cose mafiose, e comunque quindi doveva sostenerlo, doveva aiutarlo, doveva cercare di capire come fare. Ecco, questo io seppi e rimasi francamente sbalordito di una storia simile. Dopodiché seppi di questo, più precisamente dei guai giudiziari, e che provo a esporre sinteticamente. Voi la prego di costringermi alla sintesi se mi dilungo troppo. Successe questo. Quando conobbi la De Filippis, nacque, come dicevo, un rapporto di confidenza e di amicizia, e vidi che era una persona, come posso dire, che voleva fare del bene. Allora dalla Francia si era messo in contatto con me, parlo degli anni, credo 2002-2003, un mio lettore che mi seguiva da anni, il quale mi chiese se avevo sotto mano un avvocato che si prestasse ad andare in Francia da lui e possibilmente a titolo gratuito seguisse le grane giudiziarie di un pittore che lui aveva ospitato in casa e che aveva dei problemi con la giustizia italiana. Come si chiamava questa persona? Lei... Allora, il pittore, francamente... Non il pittore, l'altro? Giancarlo Pellegrini. Era Giancarlo Pellegrini, sì. Di cui ha parlato poc'anzi. Sì, sì, però anche il pittore. Il pittore so che aveva uno pseudonimo più un nome, ma non mi sta in mente, forse Franco, non ricordo più di tanto. Io gli mandai a Pellegrini la De Filippis, e io seppi che effettivamente lei fece sosta da quelle parti, fu ospitata nella villa di Pellegrini parecchio tempo. Poi Pellegrini mi disse che l'avvocato De Filippis era disperata e gli aveva chiesto un sacco di soldi, no? E io mi chiese un parere, gli disse: per carità, non daglieli, perché secondo me capivo che anche mi faceva telefonate disperate di cui non capivo la sostanza. No, capivo che c'era sempre di mezzo questa persona del suo studio, di cui non dico come io interpreto il rapporto, ma di certo era un rapporto di totale dipendenza psicologica, e lo pregai di non darlo, perché secondo me questi soldi andavano poi nelle mani di questo tale, e lui mi disse: li ho già dati.
Due già dati, ecco, questa è la... Le disse quanto era stato dato? Guardi, io l'ho sentito nei giorni scorsi, no? Al telefono, e se volete vi do le sue generalità, il suo telefono e anche il suo indirizzo, perché è a disposizione naturalmente, e lui mi disse che ricordava, non si ricordava se 30 o 15 mila euro, o se erano 30 milioni che lui traduce in 15 mila euro, il contrario, ecco, qualcosa del genere. Questa somma sarebbe stata fornita da Pellegrini? Sì, questo lo so per certo. A quale titolo? A titolo di liberalità. Ah, a titolo di liberalità. Cioè, andò in ginocchio da lui telefonicamente o per lettera, non ricordo. Prego, avvocato. E sì. Seppi da lui anche dell'arresto della Pellegrini, della De Filippis, perché io avevo perso il contatto e francamente ero anche molto imbarazzato, non sapevo cosa fare, no? Via che dirle, liberati di questa persona. Però non ricordo bene, perché erano telefonate confuse, di una persona in stato confusionale. Va bene, prego avvocato. Allora, a questo proposito, volevo sapere se in questa storia di Pellegrini, eccetera, c'entra per quanto è a sua conoscenza, il senatore Dell'Utri? Il senatore Dell'Utri? No, assolutamente no, per quanto io sappia o anche solo abbia pensato, non ho mai pensato a una cosa simile. Benissimo. Lei conosce il senatore Dell'Utri? Certo, ho seguito il processo, come le ho detto. A parte che ha seguito il processo, sì, ma... lo conosce, c'è un rapporto personale? C'è un rapporto personale, l'ho intervistato anche diverse volte negli anni, come sarà facile accettare. Il rapporto esisteva già al momento in cui lei ebbe a conoscere la De Filippi? Certo. Ecco, un'altra domanda, di questo... pittore Franco, se può essere più preciso, se ricorda il cognome, e poi non ho capito il ruolo di Franco in questa storia. Il ruolo di Franco in questa storia, a quanto ne so, è un signore che si è approfittato dell'ingenuità di Pellegrini per vivere gratuitamente da lui anni, per farsi sostenere nelle sue cause, e poi lo ha mollato, anzi imprecando contro di lui. Questo è quello che io, tutto quello che io so, e non ho altre conoscenze. So che ha fatto delle mostre, mi avevano invitato anche a una mostra per andarlo a vedere, ma non sono mai andato. È possibile che il cognome di Franco sia Zanetti? Sì. Adesso mi ricordo, poi c'era uno pseudonimo questo è lo pseudonimo di un nome che cominciava per T, o questa assonanza, non so. Un'altra domanda, se lei ha mai conosciuto Oreste Michele? No. Se è in grado di quantificare, diciamo, le dazioni o erogazioni anche a titolo di liberalità o con quant'altro lei sappia l'avvocato De Filippis ha operato nei confronti di Oreste Michele, a favore di Oreste Michele. A favore di? Oreste Michele, no, perché... Ma non ha parlato di liberalità. Sì, l'ha accennato... Ha parlato di liberalità verso la De Filippis. Verso la De Filippis, no, che erano... destinati a coprire, diciamo, i vizi o le abitudini. A parte quello che ci ha detto, sì. Conosce delle altre? No, io so quello che so e che mi ha detto Pellegrini, perché lei con me non ha mai osato dirmi di questo, perché sennò l'avrei impedito, perché lei viveva con me una sorta di rapporto, come mi sentiva quasi come un padre, adesso non voglio esagerare. Però c'era questo rapporto che, se l'avessi saputo, l'avrei staccato la testa, no? Che aveva questo rapporto di dipendenza. Cioè, sapevo che c'era un rapporto di dipendenza, ma non al punto, come invece mi disse Pellegrini, che questo le aveva fatto comprare roba, gioielli, non lo so, cioè, garantendogli uno status da signore quasi. Quindi può rispondere alla domanda dell'avvocato? Io non ho conoscenza diretta che questi soldi finissero a questo Michele, no? Però quello che io ho saputo da parte di Pellegrini
mi fa ritenere che questa era la destinazione, però non lei si riferisce sempre ai 30.000 euro, sì, sì, sì. Non ha notizie di altre somme? Non ho notizie di altre somme, non ho notizie di altre somme. Sempre diciamo dal Pellegrini erogate in favore della De Filippis con finalità alla fine. Guardi, adesso mi viene in mente una cosa. Io il Pellegrini mi ha letto una lettera che a quel tempo me l'ha letta nei giorni scorsi, perché volevo ricordare le cose, che in quel periodo le scrisse la De Filippis, tra l'altro autorizzandomi anche a farmela conoscere, per cui non era una... In quella lettera c'era scritto: leggila pure al nostro comune amico Renato, così. E in quella lettera la De Filippis parlava di denari che la madre, di cui lei aveva attinto dal conto, dalle risorse della madre, per destinarli a mantenere questo signore, che a quel punto appariva un ganso. Risorse della De Filippis, sì, a della madre, dell'Oreste. Sì, sì. E non, poi quindi il difensore chiedeva, se non ho capito male, invece, se Pellegrini avesse... No, no, sono solo questi. Cioè, la cifra che io sappia, però per quello che mi è stato detto. Sì, se la De Filippis le ha mai parlato del suo rapporto con Oreste Michele? No, cioè non me ne ha parlato direttamente, diceva che era un suo ragazzo di studio e che viveva pericolosamente, ma viveva, mi ha accennato al fatto che appunto quest'uomo sosteneva di essere un infiltrato da parte delle forze dell'ordine dentro le cosche, ecco, e che però non riusciva più a recuperare il contatto, non era creduto. Cioè, una storia pasticciatissima e francamente per me stupefacente. L'unica cosa che capivo era il terrore che viveva nel suo intimo la dottoressa, l'avvocato De Filippis. Prego. Un'altra domanda: se l'avvocato De Filippis le ha mai parlato di un accordo tra il senatore Dell'Utri e lei, o anche altri, ma comunque un accordo finalizzato ad organizzare le deposizioni del Cirfeta a favore del senatore Dell'Utri? Assolutamente no. Va bene, io non ho altre domande. Procuratore. L'avvocato De Filippis le ha mai narrato il contenuto di qualche incontro da lei avuto con il senatore Dell'Utri? No, mi ha solo detto che faceva un sacco di fatica a riuscire a parlargli. Sì. E io so che mi ha domandato come poteva fare per fare dei circoli del buon governo in continuità con le iniziative politiche del senatore Dell'Utri. Ecco. Non mi ha mai raccontato nessun colloquio avuto con lui. L'avvocato De Filippis le ha mai detto che doveva fare avere delle carte al senatore Dell'Utri che interessavano la difesa del senatore Dell'Utri e che lo aveva convinto a fare delle dichiarazioni spontanee? Non ricordo, ma può essere, perché lei mi disse, in palese disaccordo con la condotta dei difensori di Dell'Utri in quel processo. Lei desiderava che Dell'Utri si sottoponesse a un interrogatorio da parte dei PM, cosa che invece gli avvocati di Dell'Utri, non so se siano gli stessi di questa udienza, negavano. E lo stesso Dell'Utri non era favorevole, ma questo storicamente lo so dai tempi del primo processo. Per quanto lei sa, l'avvocato De Filippis ha mai fatto dei doni al senatore Dell'Utri? Guarda, conoscendo il temperamento della De Filippis non lo escludo. Perché... No, ma lei deve dire se... No, non lo sa, non ne sono a conoscenza, non ricordo, comunque non ne sono a conoscenza.
L'avvocato De Filippis le ha mai detto che durante un incontro avuto col senatore dell'Utri a Roma gli aveva portato in dono un oggettino in argento? Francamente non me lo ricordo. Può essere, ma non è una di quelle cose che restano in mente, insomma. Non è il vassoio d'argento di Andreotti. Lei ha mai detto all'avvocato De Filippis di avere personalmente assistito un sabato mattina a una telefonata del senatore Dell'Utri con la signora Chiofaro? E l'avvocato Dell'Utri e l'avvocato De Filippis e la corretta Chiofalo. Lei ha mai assistito, ha mai detto di aver assistito a una telefonata? Confermo. E sentì le parole che disse Dell'Utri, era nel suo studio in via Senato dopo una conferenza stampa a cui avevo partecipato, e dopo lo accompagnai nel suo studio e mi disse, era una telefonata di pura affezione, di sostegno, diciamo, psicologico a questa signora. Non mi ricordavo di averlo detto all'avvocato De Filippis, ma ricordo di aver assistito alla telefonata. E si ricorda in quale anno è avvenuta questa? Vorrei meglio chiarire, quindi lei ha assistito, ci dica. Lei ha, no, io ricordo adesso in questo momento intercorsa tra il senatore Dell'Utri e la signora di cui avevo sbagliato il nome, no? Ma che sapevo, avendo seguito i processi, e Dell'Utri mi disse, sì, ogni tanto questa circostanza fu oggetto di una conversazione con la De Filippis oppure no? Perché mi pare che questo era... Sì, ho detto che... Di questa, telefonata a cui lei aveva assistito... Siccome la circostanza... Siccome deduco, io non ricordavo di averne parlato, ma siccome corrisponde al fatto che io ho sentito una telefonata di questo genere. Però noi non dobbiamo andare per Ma io non ricordo. Allora, io non ricordo questa telefonata. Non escludo di averla fatta, ma la telefonata c'è stata, a cui ho assistito, e ricordo precisamente la circostanza e il luogo. Riferita alla De Filippis, e questo è il suo. Questo è la sua risposta. Va bene, prego. L'avvocato De Filippis le ha mai detto che Marcello le aveva dato il suo numero di telefono? Mi può ripetere la domanda? Marcello? Marcello, cioè dire il senatore Dell'Utri, aveva dato a lei, alla De Filippis, il proprio del senatore numero di telefono? Sì, no, cioè io non ricordo, dopo 7 anni, sì. Tutto quello che può avermi detto. Mi sembra una circostanza, sì, di una banalità. Lei ci riferirà a quello che sa o quello che ricorda. Quello che non ricordo è che non ricordo. No, non mi ricordo questa. Non lo ricordo. E l'avvocato De Filippis le ha mai detto che, nonostante appunto il senatore le avesse fornito il proprio numero di telefono, lei, Renato, sarebbe comunque rimasta sto sempre il suo tramite? Adoperando queste parole, la De Filippis ha detto, tu resterai comunque sempre il mio tramite. Le ha mai detto così la De Filippis? La parola tramite non... C'è un'obiezione alla domanda, in questo senso, che il procuratore generale sta utilizzando le telefonate, il contenuto delle telefonate di cui sopra abbiamo parlato. Ora, che possa chiedere circostanze, informazioni che desume da quelle telefonate, nulla questio, ma che possa addirittura adesso contestare le singole parole di quella conversazione, no, perché quelle telefonate non sono... Sta facendo domande. No, però sta... Non è una contestazione. No, ho usato male il termine, ma sta utilizzando le parole di quella telefonata. Le potete fare anche voi. Mi scusi. Sta utilizzando le telefonate che non sono state acquisite. Allora, l'obiezione è questa. Tutto il materiale che è oggetto del deposito è utilizzabile pienamente per le contestazioni, per l'esame, Quindi non c'è nulla che non sono neanche contestazioni, sono delle domande. Ma la questione della difesa era che non è utilizzabile se non passa per le forme di legge del 270, questo è il problema. Ma utilizzabile per le contestazioni, ma siccome non si sta parlando di contestazioni, il procuratore generale ha fatto solo una domanda. No. Allora, usa le frasi di telefonate non acquisite. Presidente, mi perdoni, noi che conosciamo il contenuto delle telefonate
ci rendiamo conto che questa è una forma surrettizia di contestazione, perché allora non deve, se a lui ha rivolto una domanda al teste, il teste ha già risposto, ovviamente la insistenza del procuratore generale sul dettaglio è tratta dal contenuto della cosa e finisce col diventare una contestazione del contenuto. Certo, la Corte non lo sa. Quindi noi abbiamo il problema. Lo so, Presidente, però vede, si sta creando un circuito perverso attraverso il quale c'è una componente della formazione di stimolo. Presidente, noi vorremmo pregare il procuratore generale quantomeno di non apporre questioni che la Corte ha già risolto. Comunque, Presidente, poi noi raccoglieremo tutti questi passaggi che il Pubblico Ministero sta utilizzando. Io posso però dico, volevamo sottolineare come in realtà si sta verificando quello che noi temevamo si verificasse. Lo so, Presidente mio. Allora, perché lo facciamo, io le spiego il mio stato d'animo che può essere utile alla riprendiamo parte. Le fila delle io sale. Posso forse tranquillizzare forse se il Presidente permette i difensori, perché a quanto pare ho inciampato sottolineando la parola tramite. Allora vorrei dire questo, se l'avvocato e gli altri mi credono, che nemmeno io sono sicuro che sia stata adoperata la parola tramite. Ho calcato l'accento su questa parola perché praticamente il contenuto di certe intercettazioni io me lo sono brevemente sintetizzato per ricordare la materia. Ho calcato la voce sulla parola tramite, ma non per la parola in sé per sé, per il concetto che essa esprimeva. Tutto qua. Non è che... E allora il mio procuratore generale si limiti a formulare le domande. Va bene, Presidente. Io posso dire una mia senza cosa? Altro. Sentiamo la domanda e poi le risponderà. Lei ha mandato, era prima, era vice direttore di un quotidiano. In tale veste è stata mai interessato dall'avvocato De Filippis a mandare dei giornalisti al processo che si svolgeva a Palermo? Può essere. Non mi ricordo, non mi ricordo, ma non è. Proprio questo, mi scusi, io posso dire una cosa. Io evidentemente so con ogni evidenza che lui sta citando delle telefonate. Ovviamente io se o mi legge le telefonate e io dico mi ricordo la conversazione, ma io come faccio a sapere di cose della vita quotidiana? Può anche dirmi lei ha offerto un caffè alla signora De Filippis, dottore Farina, non ricordo, ma è possibile. Dottore Farina, lei risponda per quello che sa o quello che ricorda. Nessuno però mi mette a fare deduzioni o a sforzarsi al di là del normale. Se lei ricorda dirà sì, se non ricorda dirà non lo ricordo. Questo è il Presidente mio, che non vorrei apparire. La verità è che si sta creando un doppio livello, un livello formale e un livello sostanziale. Certo, se stringiamo sulla forma purtroppo ci paralizziamo in ogni possibile obiezione. Però, Presidente, come vi rendete conto, anche per i riflessi che ha questo tipo di esame nei confronti del teste, che ovviamente ha consapevolezza di quello che ci sta dietro, c'è un rapporto di conseguenzialità o di determinatezza o di determinazione attraverso la telefonata alla domanda e quindi al condizionamento della risposta. Per cui noi non possiamo reagire perché... Il problema non lo possiamo affrontare sul piano formale perché non abbiamo lo strumento per farlo. La Corte lo so, però nel caso in cui noi ve la segnaliamo questa situazione, istanze di acquisizione, perché si sta creando, poi quando sarà per la De Filippis lo vedremo, Presidente. Avvocato, dobbiamo andare avanti con questo processo, non ci fermeremo in questo modo. Quindi se ci sono delle richieste formali si faranno, eventualmente si rinnoverà pure l'esame. Presidente, il problema è che queste richieste sono propedeutiche all'esame. L'esame in questo momento è condizionato dall'esistenza di intercettazioni che ignora il contenuto. Ma l'ha detto anche il teste, l'ha detto il Pubblico Ministero, sto facendo domande su telefonate che io ho sintetizzato. Il teste è esposto al rischio di rispondere su cose che non si sanno e non sono acquisite. Il teste non ha risposto. No, ha detto io sono condizionato, ha detto io sono in imbarazzo.
Presidente, il problema c'è, la Corte ha deciso, però il problema c'è. Concludere, Presidente, non è soltanto il problema del testo, è il problema nostro, perché il contraddittorio nell'esame e quindi il consenso o il dissenso sulla domanda e sul tipo di domanda che viene fatto, noi non lo possiamo più esprimere rispetto a una base. Quello che conosce il Procuratore Generale, conoscete anche voi, quindi perché non potete intervenire? Conoscete anche voi esattamente quello che conosce. Allora dobbiamo dire, guardi che non è vero che così nelle intercettazioni, lo possiamo fare. È una dialettica il processo. C'è chi fa domande, c'è chi fa. Poi vedremo poi all'esito individueremo i passaggi delle intercettazioni che sono state comunque utilizzate. Ma è un vostro diritto, per il momento è un vostro diritto. Signori miei, la Corte ha già deciso, vi prego di non ritornare sui punti che sono già stati esaminati. No. Noi segnalavamo che sta avvenendo quello che temevamo che avvenisse. Allora, Procuratore Generale. Sì, Presidente. È al corrente il teste di somme di denaro anticipate dall'avvocato De Filippis a Cosimo Cirfeta per conto del senatore Dell'Utri? No. E quindi non si è mai interessato della restituzione di queste somme? Si è detto che non ne conosce, è inutile chiedere altro. Va bene, scusi un attimo, Presidente. Lei conosce Renato Formichella? Nicola Formichella. Il nome, se lei mi aiuta dicendo che ruolo e funzione aveva, posso capire il nome. Non... Io quello che so, lo so dalle carte che abbiamo, di cui sono in possesso e di cui sono in possesso anche i difensori. Questo Nicola Formichella, lei sino al 2004, quantomeno 2004-2005, era, diciamo, nella segreteria del senatore Dell'Utri, nello staff del senatore Dell'Utri, come vogliamo dire. Non ricordo di conoscerlo. Non ricordo di averlo conosciuto. Conosco altri della segreteria di Dell'Utri, ma non queste persone. Ma non Nicola Formichella. Mi scusi, lei in atto è parlamentare? Sì. Di quale partito, se è lecito? Presidente, io ritengo che sia irrilevante la domanda, se mi consente, però di accordo, Presidente. Forse 66. Presidente, se apriamo squarci che devono essere suggestivi soltanto e non devono essere funzionali all'accertamento della verità, io credo che... Poi, Presidente, se vuole dico anche cosa ho votato nel segreto dell'urna. Non ho capito nulla, mi ha chiesto di che partito sono. È una cosa che è ufficiale agli atti della Camera, sono del gruppo del Popolo della Libertà. Diciamo che la domanda mi sembra così sconvolgente. Prego il test di non risponda, diciamo, con pacatezza. Beh, è qui per illuminare la Corte e per fare giustizia. Noi per questo è venuto qui, non per fare polemiche lasciamo Eletto in Parlamento, Camera o Senato non le so dire, comunque in Parlamento sempre per il Popolo della Libertà un certo Nicola Formichella. Non lo so, non mi risulta. Conosce Carlo Falcicchio? È il signore che ho visto fuori, che sì, l'ho visto per la prima volta oggi. Quindi prima non lo conosceva. Prima di oggi non l'aveva mai visto. Non l'ho mai visto. Va bene, non ho altre domande, signor Presidente. I difensori tendono ancora a esaminare. Sì, se conosce Nicola Piccolino. Conosce un tal Nicola Piccolino? No, non mi viene in mente di conoscere.
Mi consente, Presidente, di fare altre domande? Vediamo se riusciamo a identificare questa persona. Lei ha detto poco prima che conosce il senatore Dell'Utri e vi è un grado di conoscenza, mi corregga se sbaglio, abbastanza, non voglio dire profondo, insomma, ma non è superficiale. Sono un amico da anni. Sì, e conosce le persone che nel 2004-2005 erano addette alla segreteria del senatore Dell'Utri? Le conosco di vista, non ho mai avuto un rapporto, diciamo, approfondito con nessuno di loro. Cioè, al massimo mi è stato presentato, ma in questo momento non mi viene in mente. Va bene, grazie. Presidente, ho finito. Ci sono altre domande? Va bene, si può accomodare, grazie.